C'era Susana, mi pare. Vieni, Susana, vieni qua. Vieni, io mi alzo. Susana è un'operaia della Montello. Vai, Buongiorno a tutti, anche io sono operaio di Montero, come ha detto la Donatella. Io ho lavorato lì da 21 anni, ma però il problema, ogni 3 mesi abbiamo un altro discorso di fare. Perché noi dal nostro lavoro, non posto lavoro, 6 mesi con pace. Ogni mese è un altro problema, ogni mese un altro problema. Perché soprattutto anche adesso noi lavoriamo ogni giorno, da sabato e da lunedì fino a domenica. Perché noi lavoriamo da 6 giorni, poi 2 giorni di riposo. Perché la fabbrica di Montello non chiude mai. Tutto l'anno si chiude la fabbrica di Montello solo 25 dicembre. Basta prima gennaio 25 dicembre. Fabbrica di Montello non chiude mai. Noi lavoriamo sempre. Ma però proprio adesso che io stai parlando hanno fatto la contratto di a casa integrazione di solidità proprio a casa integrazione proprio a noi adesso Viene messo in cassa integrazione. sì proprio hanno d'accordo con la CGIL hanno fatto a CGIL anche lui Ma viene messo in cassa integrazione perché non c'è lavoro hanno oppure? detto che non c'è lavoro Come mai non chiude mai allora? Ecco, il problema è quello. Hai capito? Il problema è quello. Noi tutto l'anno, solo 25, anche prima gennaio. Solo quello lì che noi facciamo. Ma però adesso noi siamo a casa integrazione. Quindi noi lavoriamo anche tutti i giorni. Soprattutto la cooperativa fa lo fube di dire stare a casa oggi, come tipo la mia Tuni, stare a casa oggi. Dopo, quando tu sei in riposo, loro vogliono chiamare te di venire lavorare di riposo. Anche proprio adesso hanno fatto come loro vogliono fare buona uscita per andare via, perché tanti donne abbiamo rovinato la nostra vita perché io, la mia salute, ora, adesso ho l'abbraccio aggonfiato, poi il mio ginocchio ho un problema grande, ma anche tutte le cose, io anche, sì, Sebastiano, prima noi da Cova siamo tante, quindi siamo uniti, ma adesso come la sempre loro convinci, gli altri sono usciti, ma però noi siamo un po' di poco, ma Un po' di meno. poco che noi siamo lì, siamo ancora abbastanza. Noi non lavoriamo la sabata, noi fare quella. Si chiama come l'uffizio che noi siamo in piedi da 8 ore. Come ha detto lei, noi abbiamo un problema come c'è tante persone che abbiamo un parlare di loro di lavorare come abbiamo fatto prova loro, ma però adesso loro sono più posizioni di no noi. Qualcuno viene oggi e prende di più di te. E le scartano, quindi sono più Io che le da dividono. me io sempre dico che loro guardano faccia di pagamento. La pagamento non vanno con. Loro ti guardano faccia forse se tu sei più bella. Simpatica si è pagata bene. Sì. No?
Sì, no? Dopo 16 anni. Ecco, hai dopo visto? Dopo altri 20 e... Da noi, da... Anche soprattutto le uomini, sempre le uomini che a me, io vedo che le uomini che stanno rovinando proprio a noi il gruppo, perché le uomini, quando momento che loro vedi che siamo uniti, loro fanno le qualcosa proprio si divide noi, anche una le altre, non lo so come le loro menti. Io sempre dico, guarda che uomini, sono già a posto, perché loro sempre ce l'ha lavoro, loro sempre, loro fanno 12 ore ogni giorno, loro sono tranquilli, loro guidano il moretto, loro vanno con, almeno gli uomini puoi andare a bere la caffè 5, 10 volte, ma noi vado bagno 2 volte. Ti controllano? Sì, soprattutto, ti controllano, tutto. A volte ti scappa pipì, solo una persona cambia da 15 persone, se tu ti scappa pipì, qualcuno sono colorato, tu sei trasparente, devi aspettare fino a cambiare loro prima che devi venire da te. Ma una donna, quando la pipì arriva, arriva. Ma però... Susana, abbiamo letto nei contratti di solidarietà di cui hai parlato, li hanno fatti anche, gli uomini non ce li hanno, non ce li avete solo le donne, quindi già c'è questa discriminazione. Non lo so, gli uomini ce l'hanno, ma mi sembra che solo noi, perché loro fanno sempre l'unico. Sì, perché non ce li hanno, ma loro li hanno messo anche questi contratti di solidarietà perché hanno inserito anche dei meccanismi, diciamo, di automazione per rendere il lavoro più veloce, non perché manca il lavoro, ma per rendere il lavoro più veloce. E poi è cambiato qualcosa dei lavori che fate sul nastro, so che siete più, dovete andare più veloci. Sì, la più veloce, perché la più veloce, la materiale sono già pieni, ma le più veloce dipende da te. Ma come tu vedi che le cose stai passando, tu fai più veloce, perché soprattutto c'è alcuni nastri, prima la 6 persone, adesso è diventato la 3, alcuni sono è diventato 4, quindi la per forza le stesse le cose, anche il materiale è aumentato, ma però le persone è diventato meno. Quindi aumentato il lavoro, meno le persone. È così che danno. La nostra problema proprio. Anche le, come ieri io ho sentito una vocale dalla CDL, la capo di CDL, ha detto che la cooperativa hanno fatto riunioni con loro per chiudere la casa integrazione. Ma però loro non sono intenzioni di chiudere. Lui ha detto così che loro non vuole chiudere, perché loro ha detto da la cooperativa che prima di loro firmare per chiudi, loro deve assicurare loro che ogni donna deve lavorare 6 giorni, 8 ore, così fare la 168 ore, se no loro non è intenzione di chiudere. Io ho sentito quello lì da ieri, perché lui ha detto che hanno fatto riunioni, mi sembra che ieri o l'altro ieri, così. Quindi la Montello, noi abbiamo un problema tanto, ma però sempre io con la mia collega, l'altra, abbiamo coraggio di andare avanti, ma per alcuni un po', ma io sempre dico che è ogni momento che siamo uniti noi possiamo fare, ma per alcuni un po', perché ognuno ce l'ha il suo problema. Allora ragazzi, questo tavolo è aperto, non c'è. Quello che diceva Susana, che denunciava Susana e che ha denunciato tante volte anche nelle assemblee che abbiamo fatto online, queste
questa anche questione delle discriminazioni nei confronti dei lavoratori uomini. Mi ricordo che Susana diceva che lei ha il patentino anche per poter guidare il muletto, ma le viene impedito perché quella è una mansione che è soltanto per i lavoratori maschi, cioè le donne non abbiamo neanche il patentino e ci lascia pure fare. Okay, quindi quello è il problema, diciamo, dall'altro versante, ma mi ha ricordato anche il fatto che diceva che mentre i lavoratori possono andare in bagno più facilmente, eccetera, eccetera, quindi il discorso anche delle pause, mentre loro sono più impedite, mi ha ricordato un'inchiesta che noi abbiamo fatto, in particolare io con altre compagne abbiamo fatto alla Fiat di Melfi, tra le operaie della Fiat. Mi ricordo perfettamente intanto queste operaie tutte giovani, tutta età giovane, che dicevano che proprio si sentivano già vecchie a 28-30 anni, erano piene di dolori, piene di problematiche per appunto i movimenti ripetitivi che si fanno alla catena di montaggio. Infatti, e poi dicevano proprio questo fatto delle pause, cioè il padrone in Fiat, che ora non è più Fiat, i padroni tendevano a ridurre le pause proprio perché riducendo, diciamo, questi tempi aumenta, diciamo, il tempo che serve, diciamo, al padrone per fare più profitto sulla pelle delle operaie e degli operai. E ricordo benissimo che queste operaie proprio dicevano, tra l'altro i bagni erano lontanissimi rispetto a dove loro lavoravano, dicevano: noi non abbiamo neanche il tempo di arrivare dove c'è il bagno a fare quello che dobbiamo fare, perché poi cade la pausa, vengono i capi e praticamente ci dicono che dobbiamo, insomma, ci cominciano a richiamare, eccetera, eccetera. Oggi intorno a questa assemblea ci hanno chiamato anche delle operaie della Clementoni, della fabbrica Clementoni, che si trova nelle Marche, a Recanati. È una fabbrica dove si costruiscono i giocattoli. Questa operaia ha chiamato Antonella, ha chiamato pure me, naturalmente mandano forti saluti a questa assemblea, alle operaie della Beretta, alle altre operaie, a tutte le presenti. Non poteva essere presente perché è stata assunta da poco come interinale e sono soggetta a una condizione più ricattatoria, diciamo, rispetto alle altre operaie, perché anche il fatto che dentro una fabbrica i padroni contrattualizzano diversamente le operaie, quello che mi spiegava Selvana, che c'era le operaie dirette, le operaie in cooperativa, le operaie interinali, è quello che vogliono i padroni tendono sempre a dividerle le operaie, a fargli fare la guerra fra poveri, come succede poi in tutti i posti di lavoro, ma a maggior ragione nelle fabbriche, perché tendono proprio a impedire che ci possa essere invece l'unità tra le operaie, che ci possa essere l'organizzazione, che ci possa essere la lotta. E quindi queste operaie, diciamo, hanno, salutando questa assemblea e mandando quindi e condividendo l'idea che l'idea, diciamo, anche da mettere in pratica, appunto, di costruirla e rafforzarla, questa unità e collegamento tra le operaie e tra le lavoratrici, ci ha parlato anche della situazione che vive in quella fabbrica, dove le operaie sono circa 600 operai, maschi e femmine, ma ci sono anche tante operaie. Lei lavora al confezionamento di giocattoli, è stata un'operaia che, quando è stata assunta, le volevano fare firmare una carta dove c'era scritto che se casomai subisce infortuni lei doveva dichiarare che non avrebbe fatto denuncia contro l'azienda e cose varie, e lei si è rifiutata di farlo. Infatti pensava che non l'assumessero, ma poi in realtà l'hanno assunta. E dove subiscono, diciamo, anche lì discriminazioni, differenze anche con gli operai maschi, e c'ha quasi un grido, ha detto: venite anche da noi, cioè come in questo collegamento, dice, pensate anche a noi, perché lì dice, siamo da sole e abbiamo bisogno di unirci con altre operaie, con altre lavoratrici che subiscono, diciamo, anche se magari in forme diverse, però poi le stesse cose.
Ora, io facciamo questi colleghi, siccome c'erano delle lavoratrici che appunto non sono potute venire, però abbiamo la possibilità di poterle sentire al telefono.